Ciao ragazze e ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Io sono Francesca Giagnorio e questo qui è un piccolo video di repertorio in cui vi faccio vedere due acconciature della Milano Fashion Week. Ma prima di entrare nel vivo di questo video vi invito a iscrivervi qua sotto al mio canale e di lasciarmi un like se questa tematica vi piace. Adesso vi lascio al video con una piccola sorpresa un po' deludente alla fine, perché le buone intenzioni erano tante, ma sappiamo benissimo che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, così è la mia. A dopo. E oggi a Milano è una giornata bellissima. Vi dico questo perché sto per uscire per la seconda giornata di Fashion Week e vi voglio far vedere come acconcio i capelli per questa giornata. Siccome ho un outfit piuttosto, come dire, romanticoso, vedete questo vestitino, questo cardigan serve soltanto per tenermi caldo, voglio fare un'acconciatura altrettanto, un'acconciatura abbastanza semplice, anche perché me l'avete vista diverse volte su Instagram nelle stories e avete sempre chiesto: Francesca, come fai a fare questa acconciatura? Io, guardate, una boiata, è semplicissimo, farò il video. Ecco, questo è quel giorno, quindi armiamoci di capelli ovviamente, poi elasticini trasparenti o marroni, comunque che si confondano con i vostri capelli, e forcine. Quindi cominciamo subito, armiamoci di tutto. Innanzitutto dobbiamo dividere i capelli in due porzioni, quindi facciamoci per benino la divisa. Sembrerò una pazza sclerata con la frangetta, comunque io questo ciuffo lo lascio andare così perché tanto non va da altre parti. Divido i capelli in due porzioni abbastanza omogenee o comunque simmetriche e inizio a fare la treccia. Allora, io ne faccio due di solito, proprio per dare maggior volume alla corona che poi andrò a, tra virgolette, montare sulla testa. Quindi cominciamo con la prima cioccona e facciamo la treccia. Tanto la treccia voi sapete come va fatta, perché io penso non ci sia persona al mondo che non sappia come fare le trecce, ma vi faccio vedere intanto il primo passaggio, perché vabbè, fa sempre comodo. Ripetita, io vado. Francesca, perché parli latino? Perché ho fatto il classico, che sono antipatico. Ora, siccome io ho i capelli molto scalati, ho finito i capelli da una parte qua e dall'altra parte no, quindi rimarranno delle ciocchettine fuori. Voi non vi preoccupate, perché più sciabbi è e migliore è il risultato. Un mio consiglio: io ho parecchi capelli, è per questo che faccio 4 trecce anziché 2. Per chi ha tanti capelli, allora meglio farne 4, perché il risultato è ancora più bello. Con 2 trecce basta, viene un mastoccone assurdo, un mastoccone, termine tecnico per indicare una treccia grandissima. Se invece avete pochi capelli o capelli sottili, allora meglio farne uno, perché l'effetto è sicuramente più gradevole rispetto a farne con 4. Adesso siamo alla seconda treccia. Io ovviamente mi faccio soltanto questa parte, perché poi tanto l'altra parte è parallela, è uguale sostanzialmente, però vi faccio vedere com'è sostanzialmente un lato, tra virgolette, finito, mettiamola così. Non importa essere precise, quindi se fate una treccia, insomma, se prendete una ciocca più grande rispetto a una ciocca più piccola, chi se ne frega sostanzialmente, perché davvero è carinissimo il look se è un attimino più spettinato, un attimino più shabby. Quindi se avete i capelli crespi o comunque se volete dare un senso ai vostri capelli mossi, allora questo qui potrebbe essere un buon metodo, perché il mosso, tra virgolette, aiuterà senz'altro nel volume di tutta quanta l'acconciatura. Allora, ok, direi che ci siamo anche con la seconda treccia. Per fermare, ricordatevi che di elasti
tacchini elastici, ne servono almeno due per sicurezza, anche perché questi qui sono molto fragili, quindi meglio metterne due piuttosto che ritrovarsi con una treccia tutta sciolta. Ah, perfetto, questo qui è un lato finito, adesso interrompo un secondo il video e faccio quest'altro lato. Allora, perfetto, fatte le due parti, destra e sinistra, adesso facciamo il mio passaggio preferito, cioè quello di andare a allargare le trecce, così. Non vi preoccupate se perdete pezzi nel mezzo, se sbucano ciocchine, perché deve essere tutto fatto un pochino più shabby, quindi se esce qualche ciocchina non vi preoccupate. Alla fine sarà ancora più bellino il risultato. Ah, vabbè, è un hairstyle pensato un attimino per i capelli di media lunga lunghezza, cioè un pochino lunghi sostanzialmente. Ad esempio, se avete un caschetto è un attimino più problematico da fare, ma mai dire mai. Ok. Facendo così acquisterete anche volume nella parte della corona, quindi è un effetto molto molto carino. Ma fare tutto alla cieca affidandosi soltanto allo schermettino della macchina fotografica non è banale, quindi abbiate pazienza se non sarò proprio precisa nel farvi vedere come fare. La gente qua fuori sta urlando, ok? Spero non li sentiate troppo nel video. Bene, adesso abbiamo allargato tutte quante le trecce, le andiamo a puntare sulla testa. Allora, cominciamo, questa qui è la mia parte preferita, quindi cominciamo dalla parte sinistra. Nascondiamo la ciocca, ecco, proprio qui. Armiamoci di 18.000 forcine e andiamo a fermare la treccia. Ovviamente ora spuntano, è tutto normale. Ok, adesso lo facciamo da quest'altra parte, nascondiamo sempre questo pirulo sotto la prima treccia in maniera tale che non si vedano le ciocchettine che fuoriescono, perché sì, ok, shabby, però shabby deve essere fatto con un piatto stile, ovvio. Adesso fermiamo anche lei. Ma io ne metto due a treccia di solito di forcina per evitare collassi. Ok, adesso queste ultime due. Se ne avete fatte solo due, allora il gioco è fatto. Se invece ce ne avete altre due, allora stessa roba. Facciamo l'impalcatura da questa parte. Nascondiamo come al nostro solito la treccia, ma poi tanto si nasconderanno anche da sole e le andiamo a riprendere eventualmente con altre forcine. E l'ultima treccia, che secondo me è la più difficile perché rischia di farsi vedere più di tutte, l'ultima treccia. Allora ragazzi, questo qui è l'hairstyle finito, è senz'altro di grande effetto, vi fa guadagnare anche qualche centimetro in più di altezza, quindi se siete piccoline è veramente una chicchettina questo hairstyle. Spero che questo video vi sia piaciuto, sappiate che ci vediamo domani anche con un altro video. Allora ragazze, nuovo giorno, nuovo hairstyle, quindi oggi sarà un hairstyle un attimino più particolare rispetto al solito. Io ho già fatto la divisa dei capelli e procediamo a fare le space bun. Armiamoci di laccini trasparenti e andiamo a fare i classici pennelli ai lati, prendendo più o meno la stessa quantità di capelli dall'una e dall'altra parte, altrimenti ce ne viene uno sbilenco rispetto all'altro. Ok, e adesso andiamo a legarli. Allora, un pennello fatto, il secondo codino è il più difficile perché lo dovete fare più o meno alla stessa altezza. Ok, allora, due codini fatti, adesso procediamo a fare lo space bun vero e proprio. Siccome deve stare abbastanza sciabbi, munitevi di forcine, ecco, e mantenetelo così, tra virgolette, disordinato. Allora, forcine per tenerlo fermo. Ci dovremmo essere più o meno.
Adesso diamo un senso al resto dei capelli, cioè io vado a prendere il mio Dyson, voi magari la piastra o quello che usate di solito per fare qualche boccolo e andiamo a realizzare qualche boccolo. Ora vi velocizzo un pochino tutto, anche perché insomma è la stessa solfa sostanzialmente, quindi non è tanto interessante. Allora ragazze, questo è il look terminato con tutto il resto dei capelli boccoloso. Allora, come il make up è un attimino diverso rispetto al solito, però è molto molto divertente, quindi a prescindere che abbiate qualche occasione oppure la vita di tutti i giorni, se siete abbastanza coraggiose potrebbe essere un hairstyle molto molto simpatico. Come avete potuto capire, le acconciature sarebbero dovute essere 4, ma sappiate benissimo che durante la settimana della moda si corre da morire. Vi lascio qua sopra il linkettino al video in cui vi parlo più approfonditamente relativamente alla settimana della moda, come funziona, come si fa a accedere alle sfilate. Quindi alla fine sono diventate soltanto 2 acconciature. Ovviamente poi l'ultimo giorno che mi volevo fare carina sono dovuta ritornare a casa, anche perché c'è stata l'emergenza a livello nazionale, quindi niente. La settimana della moda è finita un po' così e si spera che in futuro ci possano essere altre occasioni per farvi vedere più approfonditamente com'è che funziona la settimana della moda a Milano o in qualche altra città in cui si tiene la Fashion Week. Fatemi sapere qual è delle 2 la vostra acconciatura preferita e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!